Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia ha approvato uno schema di convenzione per uno stage formativo rivolto agli allievi che hanno frequentato il corso per mediatore culturale, finanziato nell'ambito del piano straordinario per il lavoro in Sicilia. Infatti, al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani tramite la diretta conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro, gli enti di formazione possono organizzare esperienze di stage da svolgersi presso organismi pubblici e privati. In questo quadro, l'ente di formazione Reti di Catania ha stipulato col Comune di Fiumefreddo una convenzione che prevede un percorso di stage per 7 allievi che hanno preso parte al corso di mediatore culturale. I ragazzi che hanno frequentato il corso sono in tutto 13. Di questi, alcuni andranno a far tirocinio in questura, alcuni presso altri enti, mentre una rosa di 7 allievi svolgerà uno stage di 262 ore all'interno degli uffici comunali di Fiumefreddo, seguendo una linea che intende promuovere i processi formativi e di occupazione giovanile. Di questi 7 tirocinanti, 2 verranno impiegati in biblioteca, mentre gli altri saranno dislocati negli uffici servizio sociale, pubblica istruzione e prestazioni sociali, tutti con l'unico intento di favorire il collegamento fra persone immigrate o appartenenti ad altre culture ed enti pubblici come il comune, appunto, cercando di fornire risposte quanto più conformi alle esigenze di integrazione di ogni individuo di qualsiasi provenienza ed estrazione sociale. Il responsabile del quarto servizio, Graziella Patanè, si è detto particolarmente felice del fatto che l'amministrazione comunale sposi e favorisca diverse forme di accesso al mondo del lavoro per i giovani, agevolando al contempo l'interazione fra pubblica amministrazione e diverse categorie che comprendono pure altre culture e soggetti svantaggiati. Il mediatore culturale si colloca in questo caso come figura di sostegno e completamento agli impiegati comunali.